bentornati nella seconda parte della puntata. Che bello Giada, quando siamo sul tappetone perché è arrivato il momento di giocare. Cosa ne dici di giocare con i personaggi da 8 cm? Penso che sia un'ottima idea, anche perché oggi abbiamo un nuovo ospite in studio. Abbiamo Avok, vai, scartiamolo. Oh, che bello, l'apro io. Vai. Lui è un Gormita del popolo della roccia. Abbiamo il Gormita, quindi abbiamo Avok, e abbiamo un dischetto. Ti ricordi Giada? Il token! Giustamente. Che va inserito all'interno del bracciale. Vai, proviamolo subito. Inseriamo il token. Sì, aspetta che accendo il bracciale. In teoria dovrebbe dire il nome. Sentiamo. Sì, dice il nome. Il nome. Ok, siamo pronti per la battaglia. Allora. Ma aspetta, io un attimo lo stavo guardando prima. Sì. Ma che cos'ha al posto della mano? Beh, questo ragazzi è un pugno chiodato. Con questo lui riesce a distruggere un'intera montagna con un colpo solo. Ma allora è davvero fortissimo. Vai, iniziamo la battaglia. Dai, io ti voglio sfidare con Zephyr. Facciamo una battaglia diversa? Sì, tipo? Una sfida di ballo. Oh sì, mi piace. Dai, va bene. Sei pronta? Aspetta allora, che mi creo il pubblico. Me lo metto anche qua, tutto il mio esatto, pubblico. Esatto, anche il mio pubblico. No, aspetta, che rubi qua, troppa gente. No, deve essere pari. Va bene. Ok, vai. Sei pronta? Sì. Back, back, destra. Guarda, il mio fa le piruette. Anche le mie, guarda. Fa le capelli in aria il tuo. Vai, io sono pronto per la sfida. Allora, sei ci pronto? Siamo riscaldati abbastanza. Pronta? 3, 2, 1. Vediamo chi vince. Via! Vai! Nella prima parte della puntata vi avevamo anticipato qualcosa riguardante il riciclo e anche su come risolvere i problemi del nostro pianeta. Giustissimo. E vogliamo ricordarvi anche che il 22 aprile c'è stata la giornata mondiale della Terra. Tutti i cittadini si sono riuniti e hanno promosso la sua salvaguardia. Per esempio i gruppi di ecologisti si ritrovano in questa giornata per capire quali sono le problematiche relative al nostro pianeta, come per esempio l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra. La scomparsa di alcune specie di animali e di piante, ad esempio. Praticamente stanno cercando delle soluzioni per risolvere tutto l'inquinamento causato dall'uomo. Per esempio queste soluzioni possono essere intanto il riciclo di materiali e anche il fatto il divieto di utilizzare dei prodotti chimici per il nostro ambiente. È giustissimo, però adesso vogliamo segnalarvi una challenge che a noi è piaciuta tantissimo. Si chiama Trash Tag Challenge. Praticamente consiste nel fotografare un luogo tutto sporco, pieno di inquinamento. Di rifiuti, esatto. E poi ripostare lo stesso ambiente però tutto bello pulito. Esatto, come le foto che state vedendo ora. Ma sai a me cosa ha colpito tantissimo? Una storia in particolare di questa ragazzina di 13 anni che è una studentessa. Lei si alza la mattina, prima di andare a scuola si alza un'ora prima e fa da casa a scuola con la bicicletta. Però nel tragitto raccoglie i rifiuti che trova e poi li va a buttare. Beh, questa è davvero una cosa bellissima. Ragazzi, se noi facessimo la stessa identica cosa tutti i giorni, il mondo sarebbe praticamente migliore. Esatto, per esempio bambini, anche voi nel vostro piccolo, quando scartate una caramella o un cioccolatino, mi raccomando buttate la carta nell'apposito contenitore. Esatto, nell'apposito contenitore. Vai Johnny, vai Johnny, vai Johnny, vai Johnny, vai Johnny. Che cosa stai facendo? Mica sei Edo. Lo so che non sono Edo, però so che posso vincere perché lui ha usato la stessa tecnica. Quindi... Ma io non ci credo, guarda. Io vincerò questa volta, lo sento. Vediamo. Pronto? Pronto, come sempre. Allora, che hai trovato? No. Io ho trovato Avok. Io ho trovato Lord Helios. Sotto il piede ho il numero 6. Io ho il numero 5. Nella carta che numero hai? Tu? Io il numero 7. Io il numero 9. Ragazzi, ho vinto, no, ma è normale. La tecnica di Edo, ragazzi. Non è giusto. Sì che è giusto. Vai no. Johnny, vai Johnny. No, senti, vai. Allora, guarda, dato che hai vinto, sì, io adesso ti sfido un gioco dove sicuramente vincerò io. Sei pronto? Come vuoi. Andiamo. Scusami Giada, avevi detto che giocavamo, non che buttavamo via la spazzatura. Guarda che una cosa era davvero molto importante. Allora, qui abbiamo 4 contenitori. Mm. Che simboli vedi? La plastica, l'indifferenziata, la carta e il vetro. Giustissimo. Allora, adesso impareremo a buttare via tutte le cose che non ci servono negli appositi contenitori. Così alcune cose potranno essere riciclate e le materie prime riutilizzate. Ah, come la plastica, il vetro, la carta e l'alluminio, vengono portate nelle ditte apposta, vengono lavorate, così le materie prime possono essere utilizzate. Giustissimo, e questa cosa anche riduce molto l'inquinamento del nostro pianeta. Ok. Allora, facciamo così. Sì. Facciamo questo gioco e vediamo come buttare via questi rifiuti. Ok, allora iniziamo. Questo dove lo buttiamo? Vabbè, questa è carta, ovviamente nella carta. No, non è carta. Guarda bene che cos'è. Plastica. Quindi va buttata nella plastica. Okay.
finito. Abbiamo ripulito tutto, bravo. Visto, è stato divertente, vero? Sì. Ora è arrivato il momento del disegno agarmitico. Questa volta vi chiediamo di disegnare Avok. Non dimenticatevi di disegnare il suo super pugno chiodato, giusto? Giustissimo. Allora, vi basterà mandare una semplice foto a info@giochipreziosi.it, poi noi la stamperemo e la mostreremo. Esatto. Ora vi facciamo vedere velocemente tutti i disegni che ci sono arrivati. Eccoci giunti al momento di annunciare il fortunato vincitore del giveaway. Vai, sei pronto? Sì, non vedo l'ora. The winner is... Il vincitore è... Andreina Carreno. Ti invitiamo a scrivere a info@giochipreziosi.it per avere tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo super premio. Io non smetterò mai di dirvelo, quindi siete stati attenti alla parte 1 e alla parte 2 di questo episodio, perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda quiz finale. Quindi rispondete in modo corretto, così potrete vincere anche voi il fantastico gormitico giveaway di oggi. Ma adesso passiamo ai saluti e a rispondere alle vostre domande. Giusto, vai, salutiamo. Iniziamo con Francesco. Salutiamo Francesco. Giuseppe Alvaro. Giuseppe Marrano. Come giocare con Demis. Gbaniam69. Gabriel. Lolo Grazie. Luca. Vittorio Antonio Sarto. E spero di leggerlo bene, Pradip Panwera, può essere. Mandiamo un saluto a tutti quanti. Ciao. Ciao. Rispondiamo alle domande. Iniziamo con le domande. Ida Zollo ci chiede: dove si trova il vostro studio? Il nostro studio si trova in provincia di Milano. Poi Mario Rossi ci chiede: vorrei farvi una domanda. Con che criterio vengono scelti i bambini che fanno da ospiti al vostro programma? Vorrei tanto essere un papabile concorrente, ma non so se ho quel che ci vuole per essere l'assistente di due giganti del giocattolo come Johnny e Giada. Fatemi sapere nella prossima puntata, per favore. Allora, intanto grazie per i giganti, esatto, davvero. Esatto, per i giganti, grazie. Allora, però, non siamo noi a scegliere gli ospiti, è la produzione. Sì. Però, se volete, potete scrivere a info@giochipreziosi.it una letterina per i motivi per i quali noi dovremmo prendervi. Esatto, perché dobbiamo scegliere voi, quindi mi raccomando, magari ci ritroviamo qua in studio insieme. Poi Gbaniam69 ci chiede: quale gormita vi piace? No, Lord, gormita. Allora, a me piacciono tutti i gormiti, però se devo scegliere, direi Zephyr. Io sceglierei Koga. Bene. Poi, Davide Maci, ultima domanda, ci chiede: mi potreste spiegare bene come posso ritirare il premio? Allora, ti basta scrivere a info@giochipreziosi.it e lì riceverai tutte le informazioni necessarie per riceverlo. Bene, siamo giunti alla fine di questo episodio, quindi mi raccomando, cosa devono fare i nostri amici Giada? Devono spolliciare! Mettere tantissimi commenti qui sotto e condividere il video. E soprattutto continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao! Ciao.